Conoscevi le ravazzate siciliane? Beh, se non li conoscevi, te le presento io. Fanno parte della rosticceria siciliana e sono realizzate con un sofficissimo pan brioche ripieno di ragù. Si trovano con qualche variazione in tutta la Sicilia. Prepararle inoltre è molto semplice, quindi allacciate i grembiuli che iniziamo subito a cucinare. In seguito al grande apprezzamento ricevuto per la ricetta delle ravazzate dolci, di cui vi lascio la ricetta qui sopra e giù in descrizione, e in seguito anche alle tantissime richieste che ho ricevuto da parte vostra per la ricetta delle ravazzate salate, ecco qua che siamo pronti a prepararle. Ma prima di ogni cosa, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, per voi è gratis, ma per me è un grande aiuto. E adesso iniziamo! All'interno di una planetaria inseriamo la farina e lo zucchero. E intanto facciamo miscelare questi due ingredienti. Ora sciogliamo il lievito di birra secco nell'acqua. Vi ricordo che, come sempre, la scheda degli ingredienti la troverete alla fine del video. Avviamo la planetaria e inseriamo l'acqua a filo. Quando l'impasto si sarà compattato, lasciando le pareti della planetaria pulite, possiamo aggiungere poco alla volta lo strutto. Per ultimo inseriamo anche il sale e portiamo a termine l'impasto. Quando l'impasto si sarà compattato e lascerà le pareti della planetaria pulite, sarà pronto. Lo tiriamo fuori dalla planetaria e facciamo qualche piega di rinforzo. Trasferiamo ora l'impasto all'interno di una ciotola e lo lasciamo lievitare fino al suo raddoppio. I tempi di lievitazione possono variare in base alla temperatura che avrete a casa, ma all'incirca ci occorreranno circa 2 ore. E nel frattempo che aspettiamo che il nostro impasto lievita, noi possiamo preparare il ragù. In una pentola inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e mettiamo a soffriggere un mix di sedano, carote e cipolla. E lasciamo soffriggere qualche minuto. A me nel ragù mi piace vedere i pezzettini di carota, per questo è soffritto, io lo lascio un pochettino più grossolano. Se a voi non piace, tagliatelo più finemente. A questo punto possiamo aggiungere la carne macinata, che in questo caso servirà mista. Quindi vitello e maiale. Inseriamo ora il sale, il pepe e la noce moscata. E per finire qualche foglia d'alloro. E lasciamo cuocere per qualche minuto. Sfumiamo ora con un po' di vino rosso. Alziamo la fiamma e lasciamo cuocere ancora per un po'. Dobbiamo aspettare che il vino evapori. Quando il vino si sarà completamente evaporato, possiamo aggiungere il concentrato di pomodoro, i piselli e un bicchiere d'acqua. Mescoliamo e lasciamo cuocere fino a quando il ragù non si addensi. Per questa ricetta in particolare il ragù deve essere abbastanza asciutto. Successivamente inseriamo anche un cucchiaino di zucchero.
Quando il ragù si sarà asciugato, spegniamo e mettiamo da parte, aspettando che si raffreddi. Trascorsa qualche oretta, il nostro impasto avrà raddoppiato il proprio volume. E adesso dobbiamo creare dei panetti di circa 70-80 grammi ciascuno. Ora facciamo delle pieghe e poi perliamo l'impasto. Lo allarghiamo così e lo riportiamo verso l'interno. E poi facendo questo movimento perliamo l'impasto. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutte le altre. Vi ricordo inoltre che con questo stesso impasto potete fare qualsiasi pezzo della rosticceria siciliana, dai calzoni alle pizzette. Una volta preparati tutti i panetti, li lasciamo riposare ancora una volta per un'ora. Trascorsa un'ora, i nostri panetti sono lievitati e quindi possiamo dare forma alle nostre ravazzate. Stendiamo l'impasto. Mettiamo al centro un po' di ragù. E sigilliamo l'impasto in questo modo. Portiamo i lembi verso il centro. Ripetiamo il procedimento per tutte le altre. Una volta preparate tutte, le lasciamo riposare un'ultima volta per un'ora. Una volta lievitati, diamo una spennellata con un tuorlo e il latte. E infine una spolverata di sesamo. E ora siamo pronti per infornare con forno ventilato a 200 gradi per circa 20 minuti. E adesso le ravazzate siciliane sono pronte per essere gustate. Pronto e servito! Pronto e servito!